Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di 67 Lab. Qualche tempo fa il mio amico Francesco mi ha fatto una proposta. Mi ha detto, ma visto che tu stampi le cose in 3D, perché non stampi una bella glassette? E io non sapevo nemmeno cosa fosse una glassette. Una glassette in sostanza è un contenitore cilindrico con delle pareti vuote sull'esterno e serve a contenere per esempio il vino fresco e fare in modo che questo non si scaldi pur stando appoggiato per esempio su un tavolo. Il principio che lo fa funzionare è molto semplice, in quanto appunto sull'esterno abbiamo questa camera d'aria contenuta tra le pareti di plastica che proprio per il fatto di essere piena d'aria fa lei stessa da isolante. In questo modo la bottiglia che è contenuta all'interno impiega più tempo a raggiungere la temperatura ambiente. La sua proposta mi ha fatto venire in mente un'idea perché mi sono trovato di nuovo di fronte a un oggetto relativamente semplice, ma che per essere realizzato come lo avevo pensato nel momento in cui mi è stato descritto, ha richiesto l'uso di diversi software e di diverse conoscenze. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come l'ho realizzato. 67 Lab. Prima di iniziare con il video vero e proprio, però, questa volta voglio fare una cosa. Perché vedo che molti di voi non arrivano alla fine del video e quindi cosa faccio? Vi chiedo adesso di iscrivervi al canale e di non perdere nemmeno un episodio. Per quanto riguarda invece il like, aspettate ovviamente la fine del video, che almeno mi fate sapere se vi è piaciuto oppure no. Iniziamo quindi a parlare di questa glassette. Questo oggetto è sostanzialmente una specie di vaso, ma non potrò andarlo a stampare in vase mod proprio per il fatto che sulle pareti esterne dovrò avere questo cilindro cavo. E quindi per la natura della morfologia di questo oggetto, il vase mod non funziona. Per il design mi sono ispirato a dei vasi che ho visto in giro online e quindi mi è venuta in mente questa forma cilindrica ricoperta di esagoni incastrati uno con l'altro, come fosse un nido d'ape, un honeycomb. Purtroppo io però so utilizzare solamente programmi di progettazione meccanica, per cui dal punto di vista del design sono un pochettino limitati. Ho dovuto quindi ingegnarmi inizialmente con Fusion 360 per realizzarlo e adesso vi farò vedere come. Eccoci su Fusion. Ovviamente la glassette è già stata disegnata per intero. Vi farò vedere passo passo come l'ho realizzata, anche se ovviamente andrò a saltare tutti i passaggi per la messa a punto, la ricerca dimensionale, che ho dovuto vedere passo a passo durante la progettazione. Come prima cosa ho realizzato un esagono che sono andato ad estrudere, dopodiché smussare su una delle due facce e andare già anche a realizzare i raccordi. Lo so che normalmente sono cose che si vanno a mettere alla fine, ma capirete dopo perché ho voluto metterli prima di tutto. A questo punto, in corrispondenza di questa linea di costruzione che sono andato a creare in fase di schizzo, ho generato un piano inclinato di 9 gradi, che è la misura che mi permette di fare poi la ripetizione circolare in modo da ottenere le facce incastrate una con l'altra. Su questo piano angolato ho disegnato un secondo esagono, sfasato sul primo di una misura che in verità ho ricavato per tentativi. A questo esagono ho fatto la stessa operazione che ho fatto al primo, ovvero l'ho estruso, l'ho smussato e l'ho raccordato. Come vedete ho questi due esagoni, uno sopra l'altro, leggermente sfasati a livello di angolo. È giunto quindi il momento di fare la prima ripetizione circolare di cui vi ho parlato prima. Quindi ripetizione circolare e come vedete viene fuori un pattern di esagoni alternati che si incastrano uno con l'altro. Selezionata a sua volta questa ripetizione, sono andato a fare un'ulteriore ripetizione sull'asse del vaso, ottenendo questo risultato. Così facendo ho una serie di esagoni incastrati uno tra l'altro che mi formano quello che sarà il corpo del vaso. Dobbiamo quindi ora trasformare questo pattern di esagoni incasinati tra di loro in quello che è il vaso finale. Quindi cosa vado a fare? Vado a generare un cilindro che attraversa tutta questa struttura, ne unisce i corpi, tagliando fuori tutti gli spigoli che potrebbero darmi fastidio, come per esempio tutte queste facce, queste micro facce che vedete qua. Quindi il cilindro che sono andato a disegnare sorpassa leggermente questi spigoli e mi lascia fuori tutti gli esagoni con i loro smussi e i loro raccordi. Andiamo a estrudere e il risultato ottenuto è questo. Se andiamo a vedere nel dettaglio, vedete che abbiamo un cilindro da cui fuoriescono tutti questi esagoni già belli arrotondati. Non ci resta ora che svuotare la parte interna per lasciare il passaggio per la bottiglia e rifinire un po' gli spigoli con qualche altro raccordo. Una raccordata su tutto il cilindro centrale mi va a arrotondare tutte le parti interne, lo scavo nella parte centrale, qualche smusso e qualche raccordo per completarlo. Ed ecco finita la glassette. Una volta nascosti tutti gli schizzi, tutti gli spigoli
emesso in vista prospettica, abbiamo idea di quello che sarà effettivamente il risultato finale una volta portato nella realtà. Cosa ne dite? A me non dispiace, ma c'è ancora un'operazione che su Fusion non sono stato in grado di fare. Per uscire un po' dallo schema molto geometrico di questo oggetto, la mia idea era di avvitarlo leggermente. Per fare questo mi sono servito di Blender. Blender è un software gratuito, veramente completissimo per fare animazione, scultura con ZBrush, cose di questo tipo, cose di cui io non ho mai provato a fare nulla. Però ha delle funzioni per andare a modificare le mesh che sono veramente semplici da utilizzare. Per cui ho installato Blender, ho caricato l'STL che ho esportato da Fusion 360 e sono andato ad applicare questa cosa. Andiamo a vedere come. Questa è l'interfaccia di Blender, come vedete è molto diversa da quella del classico CAD per progettazione meccanica. Ci sono un sacco di strumenti, un sacco di funzioni che io non conosco e non ho intenzione di imparare o di spiegarvi in questo video. Quello che serve in questo momento a noi è aggiungere quello che viene chiamato un modificatore. Il modificatore è un qualcosa che viene applicato all'oggetto appunto per modificarne la forma. Se vado nella scheda dei modificatori e clicco su Add Modifier, vado a selezionare Simple Deform e già lui di base applica un twist, quindi una torsione all'oggetto, che però vedete che non è sull'asse corretto. Vado quindi a modificare e anziché selezionare asse X vado a selezionare l'asse Z. In questo momento c'è un angolo selezionato di 45 gradi che però non mi convince perché va a modificare la mesh e rende visibili alcuni difetti, ne accentua i triangoli. Ho paura che sulla stampa poi non renda. Per cui questo 45 lo vado a trasformare in 30. La torsione rimane leggera, ma il design risulta leggermente più accattivante rispetto alle facce tutte squadrate degli esagoni che c'erano prima. Per cui dopo questo brevissimo passaggio su questo software, passiamo all'ultimo passaggio prima della stampa 3D. Andiamo quindi sugli slicer. Iniziamo a caricare l'oggetto su Cura. Senza andare troppo nei dettagli, perché non sono quelli che ci interessano in questo momento, vi dico che l'oggetto è stato disegnato per essere stampato senza supporti. Per risparmiare un po' di tempo, l'altezza del layer lo imposterò a 0,25, estrusore sempre da 0,4, e solamente due pareti sull'esterno. Lo riempimento molto basso, 5%, in questo caso non per risparmiare tempo e materiale, quanto per avere il più possibile una camera d'aria esterna, che sarà quella che farà effettivamente da isolante. La parte critica di questa stampa è in questo caso il fondo, perché se vado a riempire il fondo solamente al 5%, noi abbiamo lo strato inferiore e lo strato dove, diciamo, si andrà ad appoggiare la bottiglia, che saranno veramente molto poco supportati all'interno, perché appunto qualunque tipo di riempimento si vada a utilizzare ci sarà una maglia molto molto poco fitta. Quindi su Cura ho provato ad abilitare una funzione che ho scoperto esserci, che è l'infill graduale. Questa funzione fa sì che man mano che ci si avvicina agli strati superiori, l'infill viene infittito con degli step che andiamo a impostare noi. In verità è tutto molto impostabile, ci sono parecchi parametri per controllare l'infill graduale. Per semplicità io sono andato ad abilitare soltanto la funzione pura e semplice e ho provato a inserire un 2 come step di infill graduale. Vediamo cosa succede. Se andiamo nell'anteprima e andiamo a vedere gli strati in prossimità delle superfici, della superficie inferiore, vediamo che partendo dal basso abbiamo una maglia molto larga. A un certo punto viene effettuato il primo step di infittimento, dopodiché un secondo, ma non mi convince. Non mi convince per il semplice fatto che se noi andiamo a vedere in questa zona, per esempio, e andiamo a muoverci nei layer, vediamo che quando inizia ad infittire, effettivamente lui va ad estrudere del materiale che però lascerà nel vuoto. E quindi la mia impressione è che il supporto alla fine non sia così solido da sorreggere come voglio il piano superiore. Se continuiamo a salire, anche il secondo riempimento, anche il secondo step di infill graduale va a stampare delle parti che rimarranno nel vuoto all'interno. Diciamo che esteticamente potrebbe fregarci poco, ma se noi abbiamo queste sporgenze che vengono stampate nel nulla e si vanno a depositare sotto come spaghetti, non mi danno il supporto che io effettivamente vorrei. Calcolate che il fondo dovrà reggere il peso della bottiglia, per cui deve essere un pochettino solido. Quindi cosa ho fatto? Ho abbandonato per questa volta Cura,
per passare a Prusa Slicer, che ha delle funzioni molto interessanti. Anche lui ha dei modificatori che possono essere utilizzate, per esempio, per andare a isolare delle parti di modello e andare a dire allo slicer come deve comportarsi in questa zona, per esempio infittendo lo riempimento. Passiamo quindi su Prusa Slicer. Ecco il nostro modello caricato su Prusa Slicer 2.2. L'interfaccia è basata su Slicer, per cui vedete che è un pochettino grezza, un pochettino più spartana rispetto a quella che vediamo per esempio su Cura. Anche se devo dire che nella versione 2.2, che è quella che vediamo adesso, le cose sono state un pochettino migliorate. Una cosa che troviamo per esempio è già il profilo per la Ender 3 o Ender 3 Pro, che risulta molto comodo in quanto è già preimpostato e in più abbiamo anche il bed disegnato in modo corretto. In verità non ho caricato soltanto il modello, ma ho caricato il progetto che contiene già il modello e anche il modificatore. Se andate infatti a guardare all'interno, vedete che si vede una parte verde. Questa parte verde non è nient'altro che un cilindro che ho posizionato al fondo del vaso in modo da coprire esattamente la superficie del fondo su cui appoggia la bottiglia e attraversare tutto il fondo in modo da isolarne un volume. In questo volume verrà applicato quello che effettivamente è il modificatore. Da questa parte abbiamo quello che è il modello oppure il cilindro generico, che è quello che ho disegnato io. Sotto il cilindro generico, se vedete, allargando l'albero, vedete che c'è lo riempimento. Se vedete qua sotto, impostazione, parte da modificare, riempimento, e sono andato a dare un 15%, tipo di riempimento cubico, che è lo stesso che ho selezionato per tutto il resto del modello. Andando a processare, il risultato che otteniamo è molto simile a quello che abbiamo su Cura, a livello di finitura estetica, a livello di strati disegnati. Ma se andiamo nella parte bassa, vediamo che nella parte centrale, in quel volume che ho evidenziato con quel cilindro, l'infill è molto più denso ed è denso per tutta l'altezza del fondo. Quindi mi rimarrà un fondo molto molto compatto, esattamente quello che sto cercando per realizzare l'oggetto in modo che il fondo rimanga bene e che rimanga anche solido. Ragazzi, fatto questo, non ci resta che stampare l'oggetto. Quindi esportiamo il G-Code su una schedina e andiamo a metterlo nella Ender 3 e vediamo che risultato verrà fuori. Dopo aver ottimizzato il tutto, la stampa di questo oggetto ha richiesto circa 16 ore e 40. Non sono riuscito a fare un timelapse, come mi avete già chiesto in molti, da inserire dentro il video. Ma non l'ho fatto perché sto lavorando per voi per riuscire a farvi avere dei timelapse veramente degni di nota. Appena mi arrivano tutti i pezzi, inizierò anche questo progetto. Fortunatamente il processo di stampa è andato liscio fino alla fine e quindi abbiamo finalmente la nostra glassette. Ed eccola qua, è alta circa 25 cm e il diametro interno è di circa 85 mm. Se vi chiedete il perché della misura, è stata disegnata non per le bottiglie di vino o per le bottiglie di prosecco, ma per poter ospitare le bottiglie di birra. In verità per la bottiglia sarebbe servita leggermente più alta, ma la stampante stampa soltanto fino a 25 cm, per cui ho dovuto accontentarmi. Esaminiamo un attimo il risultato finale di stampa. Innanzitutto devo dire che, non conoscendo bene Prusa Slicer, il primo errore che ho fatto è stato non abilitare la retrazione. Infatti mi sono trovato con tutta la parte interna, che adesso vedete pulita, pieno di fili, che ho rimosso con santa pazienza, un po' di carta vetro e qualche graffio sulla mano. Sempre per problemi di non conoscenza del software, ho lasciato una seam line molto visibile nella parte dell'imbocco, però basta guardarlo dall'altra parte. Ultimo errore, non so se si veda dal video, ma essendo che ho utilizzato un filamento trasparente, il fare solamente due pareti fa sì che all'interno si vedano le righe dello riempimento. In questo caso dirò che è una scelta estetica e così ho risolto il problema. La parte sotto è rimasta solida come la volevo e tutti gli esagoni sono rimasti molto ben definiti, anche nelle parti a sbalzo inferiori, che pensavo che in verità sarebbero cadute un pochettino, invece è venuto un risultato decisamente buono. Ci tengo a dire che il filamento che ho utilizzato non è il solito filamento cinese, il PLA Plus di Sanlu per esempio, che acquisto normalmente su Amazon. Uno dei pochi aspetti positivi del lockdown è che ha bloccato in parte l'arrivo di filamenti cinesi e per cui sia Amazon che altri fornitori non avevano grosso stock a magazzino. Questo mi ha permesso di conoscere questo filamento italiano che è Filo Alfa,
che ci tengo a dire non sta sponsorizzando in nessun modo, il filamento l'ho acquistato, e che devo dire che ha effettivamente quel qualcosa in più a livello di stampa. Risulta molto semplice da stampare, la qualità finale è veramente buona, il diametro del filamento è praticamente perfetto e il prezzo è decisamente concorrenziale. Diciamo che si aggira intorno ai 25 euro al chilo, che per chi ha comprato sempre PLA cinese può sembrare un pochettino caro, ma la differenza di qualità vi dico che è veramente palpabile. Però non siamo qua per parlare di filamenti, mi sono già dilungato troppo, passiamo alla fase successiva. La fase di test è una glacette, deve tenere la birra fresca, ce la farà? Andiamo a verificarlo. A questo punto entriamo in campo con una nuova materia, un pochettino di elettronica. Ultimamente mi sto interessando un po' ad Arduino e alle sue varie applicazioni. Non ho ancora avuto tempo di approfondire moltissimo il discorso, ma ho fatto qualche test, accendi LED, spegni LED, e in questo caso ho acquistato dei sensori di temperatura impermeabili e ho provato a realizzare il circuito per farli funzionare e il software per andare a leggere le temperature con questi sensori. Ne ho comprati due in modo da leggere eventualmente da due posizioni diverse. E ora vi faccio vedere il circuitino che ne è venuto fuori. Per realizzare il circuito ho utilizzato una schedina Arduino Mega, non perché mi servisse particolare potenza, perché sarebbe bastata tranquillamente un Arduino 1 o anche qualcosa di più piccolo, ma perché l'ho trovata in uno starter kit che ho acquistato proprio per fare un po' di sperimentazione. C'era l'Arduino Mega, c'era la breadboard, un sacco di cavi, un sacco di sensori. Quelle che vedete sono le due sonde impermeabili di cui vi parlavo, sono due sonde digitali che ho acquistato per una manciata di euro su Amazon. Per chi fosse interessato a replicare l'esperimento, le sonde si chiamano DS18B20. Anche in questo caso non vado nei dettagli di quello che è il circuito, perché in verità cercando di capirlo, ma l'ho banalmente scopiazzato e sono andato a realizzare il software modificandolo leggermente per far uscire i dati nel modo in cui mi servivano. Prima di iniziare facciamo un test. Ho qua un bicchiere con dell'acqua fredda e del ghiaccio dentro. Ho caricato Arduino IDE con le poche righe di software che ho creato per andare a leggere le temperature dalle due sonde e aprendo il monitor seriale vediamo che ogni 5 secondi vengono prese le temperature di questi due sensori. Proviamo ora a metterli nel ghiaccio in scioglimento che dovrebbe appunto essere 0 gradi. Vediamo che pian piano le temperature scendono, siamo già a 4 gradi. Dopo un paio di minuti le temperature si sono stabilizzate ed effettivamente siamo arrivati molto molto vicini allo zero. Non siamo proprio allo zero perfetto, ma dipende anche molto dalla posizione delle sonde nel ghiaccio. Per il test che dobbiamo fare noi è più che sufficiente questa precisione. Per cui adesso passiamo alla fase successiva, che è il test vero e proprio della glacette. Ecco qua, due belle birrette fredde di frigo. Sono state messe nella stessa posizione in modo da avere la prova il più preciso possibile. Adesso andremo a metterne una dentro la glacette e una fuori, un sensore in una birra, un sensore nell'altra, e andremo a tracciare la temperatura ogni 30 secondi in modo da vedere se effettivamente la glacette funziona o no. Allo stesso tempo, per aggiungere qualcosa di altamente tecnologico, andremo a riprendere qualche immagine con una vecchia FLIR One. Infatti ho dovuto montarla su un vecchio Galaxy S4 in quanto ho ancora l'attacco micro USB. Ma non perdiamo altro tempo e stappiamo le birre prima che si scaldino nel modo sbagliato. Ragazzi, una birra nella glacette, una birra fuori dalla glacette e i due sensori che andremo a mettere dentro fino alla seconda piega. Facciamo partire il monitoraggio e via con l'esperimento. Andando a leggere la temperatura del vetro vediamo che si attesta intorno ai 10 gradi, in verità la birra è all'incirca a 5 gradi. Se lo andiamo a puntare sulla glacette vediamo che la temperatura è all'incirca di 22 gradi, che è quella che è la temperatura dell'ambiente che abbiamo. Tanto per avere un riferimento, il bicchiere con acqua e ghiaccio viene letto a circa 4 gradi.
Ok, a questo punto l'esperimento può considerarsi concluso. Ho tracciato le temperature con il circuitino che abbiamo fatto e le due sonde per poco più di un'ora. Quello che ho potuto notare è che all'inizio le due temperature salivano all'incirca in modo uguale. Questo perché quella fuori dalla glacette ha continuato a scambiare calore con l'ambiente circostante, che era in questo caso l'aria della stanza. Mentre quella all'interno della glacette ha iniziato scambiando calore con la glacette stessa, fino ad arrivare a un certo punto in cui la temperatura si è stabilizzata, quindi la glacette stessa si è raffreddata per la presenza dell'oggetto freddo all'interno, dopodiché la stessa raffreddata ha cominciato a fare da isolante vero e proprio. Tant'è che adesso che siamo a circa 2 ore e 10 di tracciamento, abbiamo una differenza di temperatura di circa 3 gradi e mezzo tra quella che era fuori e quella che era dentro. Questo ci fa capire che se volessimo ottimizzare ulteriormente il funzionamento della glacette stessa, potremmo pensare di mettere la stessa nel frigo prima di utilizzarla. E quindi la bottiglia non avrebbe più bisogno di raffreddare la glacette prima che questa cominci a farle da scudo termico, diciamo. Ve l'ho raccontata un po' all'acqua di rose, non è proprio ingegneristico quello che vi ho detto, però almeno si capisce il funzionamento. Quindi, esperimento concluso, io direi andiamo a togliere le sonde dalla birra, una e una due, e togliamo anche la birra dalla glacette. L'episodio di oggi è servito principalmente, come vi avevo già accennato all'inizio, a farvi capire che anche un oggetto semplice come questo, quindi un semplicissimo cilindro cavo nel quale andare a mettere una birra, possa richiedere l'utilizzo di competenze e di skill molto diverse tra loro. In questo caso siamo partiti dalla progettazione dell'oggetto su un CAD principalmente meccanico, per passare a un CAD di scultura 3D, vogliamo chiamarlo, che è Blender in questo caso. Dopodiché abbiamo introdotto la stampa 3D, quindi gli slicer e la stampante in sé, i processi di stampa, per passare infine al test del prodotto con qualche competenza di elettronica e di software e la sperimentazione sul campo. Spero che abbiate trovato questo percorso di sviluppo di un prodotto interessante e che possa essere di spunto per qualche vostro progetto, perché se per un vaso abbiamo utilizzato tutte queste skill, per molti altri progetti se ne devono usare ancora di più e soprattutto in modo molto più approfondito. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto. Ci vediamo presto con altri episodi sempre più interessanti. Ciao!